Io volevo sottolineare un aspetto che mi sembra molto importante, perché poi noi usciamo fuori da un momento di pandemia, quindi l'abbiamo vissuta tutti e sappiamo quello che significa. Da lì perlomeno è nata un'esigenza veramente di ritornare in mare, di vivere proprio gli sport, ecco, io parlo a livello ecosportivo, l'esigenza di ritornare appunto a fare sport anche in mare, perché no? E quindi abbiamo avuto, probabilmente è stata una coincidenza, ma non lo so, abbiamo avuto una richiesta di posti in barca in maniera considerevole, ma veramente considerevole. E quindi a quel punto, ecco, abbiamo parlato anche col Circonauti, ho tenuto conto appunto che quell'area che noi vorremmo mettere in sicurezza non è purtroppo usata per ovvi motivi, e allora ecco abbiamo pensato di riprendere quel discorso che nel 2017 era stato portato all'attenzione dell'autorità portuale. Igor in pratica l'ha ripreso e dice: perché no, intanto iniziamo a fare qualcosa. Chiaramente l'opera, quella del terzo braccio, ahimè, si impiegherà molto tempo, quindi cerchiamo di fare un qualche cosa di fattibile che intanto in un prossimo momento, ecco, possiamo mettere in campo. Quindi noi siamo partner di questo protocollo, perché io credo che fare squadra è fondamentale, quindi la voce di tutti noi può determinare un cambiamento o quantomeno una sensibilità. Noi appunto siamo pronti per portare avanti questo progetto, e soprattutto siamo sensibili al discorso appunto che accennava Igor, alla disabilità. Noi sono già 2 anni che abbiamo comprato questa barca per portare il disabile in mare, ma ahimè non la possiamo usare perché non abbiamo un pontile adeguato per questo aspetto. Fortunatamente adesso qualcosa si è mosso, quindi dietro magari anche questo tipo di intervento che possiamo mettere in campo questo pontile e dare inizio a questa bellissima attività. Grazie.